Devo dire che, visto l'aumento energetico, dove siamo passati da 4 milioni e 6 del 21 agli 8 milioni e 7 nel 22, e quindi siamo stati costretti molte bollette a doverle rateizzare, a differenza di tanti altri che non hanno potuto pagare, non voluto. Noi, anche se con difficoltà, siamo riusciti a pagarli, che però ci ha sbilanciato un po'. La fortuna è stata il lodo Sasi Regione Acea. Come vi ricorderete, noi a suo tempo abbiamo fatto una transazione con l'allora Acea, e fermo restando però con l'impegno che avremmo intentato causa contro la regione, che noi ritenevamo essere la maggiore responsabile di quella grossa quota monetaria che abbiamo ereditato. I fatti ci hanno dato ragione sia il Tribunale delle Acque col nostro ricorso, e sia la Cassazione in Camere Unite ci ha dato ragione, condannando la Regione Abruzzo ai 2/3 del costo che noi avevamo transato con Acea. Questo ci ha consentito di chiudere il bilancio anche quest'anno in modo positivo, altrimenti con i 4 milioni e passa di energia elettrica che abbiamo pagato in più, era impossibile chiudere positivamente il bilancio. Comunque le giustificazioni erano tutte esatte e stavano tutte là. È una grossa soddisfazione. Nel frattempo stiamo recuperando anche quell'aspetto. Sapete che recentemente, fuori dal bilancio, sono giorni che stiamo lavorando e non ancora siamo certi dell'esito della riparazione, che è stata l'unica possibile sui comuni dell'Alto Vastese. Una frana che ci ha spostato l'asse della linea primaria di oltre 30 metri. Abbiamo fatto una riparazione d'emergenza che stiamo vigilando giorno per giorno. Oggi, insieme ai sindaci, i sindaci si sono fatti carico del pagamento della verifica di quella frana, in modo da poter effettuare una riparazione che abbia più possibilità di andare avanti.